La chiamano la montagna in mezzo al mare. I francesi la chiamano l'île de la beauté, isola di bellezza, la chiamano i corsi. Sì, insomma, è la Corsica. Tra la sua così straordinaria varietà di paesaggi, la costa occidentale, quella che va da Calvi o Calvi ad Ajaccio, rappresenta forse l'eccellenza paesistica assoluta. Si tratta di circa 250 chilometri che davvero tolgono il fiato, e in bici no, non fa bene rimanerne senza. La strada che la percorre ha un andamento molto sinuoso, in alcuni punti è davvero angusta, ma proprio per questo offre paesaggi e panorami spettacolari. Si contornano, stando in quota, promontori e baie, e il mare restituisce colori infiniti, dall'azzurro limpido al blu scuro, al blu cobalto. Anche le rocce sono spesso rossastre e dalle incredibili forme, dalle forme più svariate, aiutano a rendere davvero, davvero incredibili i contrasti con il mare. La Corsica, a buon titolo, può essere definita il paradiso del cicloturismo, perché davvero le emozioni che riesce a dare pedalata dopo pedalata rimangono incancellabili nell'archivio, così, nel proprio archivio di emozioni che ognuno giustamente si attende da un viaggio. E le emozioni non sono solo per gli occhi, pensiamo ai profumi per l'olfatto, il mirto, la lavanda, il suono poderoso del vento e del mare, davvero sono incancellabili. La Corsica credo sia uno di quei luoghi che fanno pensare all'idea dell'Eden, a quel giardino dell'Eden, a quella proprio primordialità che ricorda il paradiso perduto, ricorda quella condizione dell'uomo che ormai irrimediabilmente ha perso.